Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto sicuramente dal titolo, beh, sono strafelice di queste piccole cose. Quando ho iniziato a realizzare i videogiochi io ero veramente piccolo, avevo circa 16, 15, 17 anni e non sapevo dove sbattere la testa. Comunque per me era veramente difficile cercare di trovare delle risposte a tante domande che avevo riguardo a questo mondo. E questo è stato poi il motivo principale che mi ha spinto a realizzare questi video ormai da 3-4 anni, adesso non ricordo. Perché vi ricordo che ormai qui sul mio canale trovate video di qualsiasi genere riguardo il mondo dello sviluppo dei videogiochi. Oggi faccio questo video perché da qualche giorno, ma anche nell'episodio che vedrete questa settimana nella serie I vostri giochi, ho visto che all'interno della Boeing App e anche sul sito internet Boeing TV, praticamente ci sono alcuni vostri videogiochi pubblicati grazie a GamePix e adesso vi spiego un po' di cose in generale. Partiamo dal presupposto che io sono felicissimo, per me è incredibile questa cosa. Grazie ai miei video alcuni di voi hanno potuto imparare a creare videogiochi utilizzando Construct o altri engine. Grazie ai miei video mi arrivano tantissimi messaggi, magari riesco a dare quella motivazione a molte persone che vogliono iniziare a trasformare questa passione in professione e questa cosa mi rende veramente molto felice. E in più vedere i vostri videogiochi accanto ai miei su piattaforme del genere mi rende, non lo so, sono proprio contento di quello che stiamo facendo. È vero che in quest'ultimo periodo il canale YouTube sta un po' perdendo di qualità, ma per il semplice fatto che, come sapete, è un periodo molto difficile per me per quanto riguarda il mio lavoro. È un periodo pieno di lavoro, devo gestire tanti progetti, devo gestire tanti videogiochi, devo crearne, e quindi YouTube ovviamente va semplicemente in secondo piano, perché come sapete faccio questi video semplicemente perché voglio farli. Oggi in questo video volevo registrare e parlare proprio di questa cosa, del fatto che grazie a questi contenuti, se riesco ad aiutare alcune persone, ovviamente sono stracontento in generale. Ovviamente parto dal presupposto anche che alcune volte devo scusarmi per tutte quelle persone ovviamente che magari mi scrivono ogni giorno in privato, via mail o su Instagram, che vi lascio il link in descrizione, e magari non riesco a rispondere. Infatti ci sono delle chat ancora a cui devo rispondere, che presto farò, chat anche di qualche mesetto fa. Però non rispondo alla prima, non rispondo alla seconda, non rispondo alla terza, ovviamente le chat iniziano a scendere e ovviamente per me è super tosta gestire queste cose. Dal prossimo anno vorrei migliorare di più tutta la parte di comunicazione che ho con voi, perché come sapete mi piace tantissimo il fatto di potervi comunque un minimo aiutare. Ovviamente dovete sempre capire che dall'altra parte state vedendo una persona che comunque come lavoro sviluppa videogiochi e che non può passare l'intera giornata a rispondere a tutti i messaggi che riceve. Anche perché ci sono alcune richieste un po' difficili, ci sono domande a cui posso rispondere con un semplice messaggio audio su Instagram, ci sono invece domande a cui per rispondere c'è bisogno appunto di molto molto più tempo e soprattutto di ore e testing su Construct. Quindi dovete capire che per me è molto difficile gestire questa cosa. Un'altra cosa che sicuramente volevo aggiungere, come sapete, grazie a questo canale abbiamo realizzato una bella community. Ovviamente poi ognuno ha le sue idee, quindi ci sono persone che preferiscono un engine, persone che ne preferiscono un altro, persone che dicono non lo stai programmando, no, tu stai sviluppando, no, tu stai facendo questo, ma a me non interessa. Perché alla fine l'importante è che cresciamo, che facciamo contenuti e che ci divertiamo a realizzare videogiochi. Volevo ovviamente dire che in descrizione trovate tutte le community che voi già sapete. Vi consiglio di seguirmi su Instagram perché lì pubblico delle cose inerenti anche alla mia vita privata, ma soprattutto magari alcune volte faccio dei sondaggi molto interessanti per poi fare dei contenuti qui su YouTube. Trovate anche il gruppo Facebook e il gruppo Discord che purtroppo, entrandoci veramente raramente, ho visto che sta praticamente scemando sempre di più, anche se siamo in tantissimi lì dentro. Mi dispiace tantissimo, non riesco a gestire anche un altro profilo che è quello di Discord, ci ho provato nel tempo, ho provato a entrare più spesso durante la mia giornata. Ma vi posso garantire che sono super pieno. Non so che fa strano, non so che fa strano pensare, ma Samuele, davvero non hai un attimo per pensare a metterti su Discord robe varie? Quando un attimo preferisco riposarmi un secondo, quindi preferisco un attimo chillare, preferisco un attimo prendere il telefono e quindi gestire anche la chat Discord, che non è per me un entro la sera e chiacchiero, ma sarebbe un devo fare questa cosa. Mi viene molto difficile da gestire, specialmente perché in quest'ultimo anno, avendo capito cosa vuol dire veramente essere stressati, sto cercando di bilanciare il tutto. Vi farò vedere tutti i progetti a cui sto lavorando in quest'ultimo periodo, sono veramente tanti e non vedo l'ora di mostrarveli, sono progetti che mi faranno cambiare completamente gli obiettivi nel prossimo anno, quindi sono progetti di una grande importanza che mi permetteranno di cambiare totalmente, ma vedrete, ovviamente in meglio. E con questo video volevo semplicemente dirvi questo, volevo semplicemente dire che sono felice che molti dei vostri videogiochi sono su piattaforme come GamePix, perché non lo sa, GamePix è un sito internet che raccoglie tutti questi videogiochi e vi dà la possibilità di iniziare a guadagnare mettendo proprio le pubblicità. Io ho iniziato proprio in quel modo. Se non sapete come mettere la pubblicità nei vostri videogiochi creati in Construct, ho creato una playlist dedicata sul mio canale dove
praticamente vi insegno passo per passo come inserire le pubblicità e iniziare a monetizzare proprio utilizzando GamePix. La cosa bella è che GamePix ha come partner Boeing e tanti altri siti internet, quindi i vostri giochi potrebbero andare a finire anche in altri siti internet, ed è molto bella questa cosa perché vi darà la possibilità di monetizzare, di guadagnare, ma anche a livello di soddisfazione personale. Quando per la prima volta io ho pubblicato un gioco tramite GamePix su Boeing, per me è stato incredibile, ero strafelice, erano tanti anni fa, potevo avere 19 anni ed era veramente bello vedere un mio videogioco lì sulla Boeing App. Oggi vedere invece i miei videogiochi ufficiali per la Boeing App, quindi giochi come il gioco delle super chicche, il gioco di Ben 10, il gioco di Boy Bobo, il gioco di Gumball, quindi giochi sotto licenza commissionati da parte di Warner, questa cosa per me è incredibile, quindi negli anni magari potrebbe succedere la stessa cosa a voi e ve lo auguro tantissimo. Quindi ragazzi, niente, sono molto contento di quello che state facendo, continuate a sviluppare videogiochi, crescete, cambiate engine, ritornate all'engine di prima, sperimentate, fallite, riprovate, fate videogiochi, sperimentate. Il tempo che state investendo adesso non è tempo buttato, quindi in bocca al lupo a tutti e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!